casalinghe! Voglio quello! Voglio quello! Ce li hai i soldi per comprare quello? Perché i libri si comprano! I libri si comprano! Come ti chiami? Arnoldo. Arnoldo Mondadori. Arnoldo Mondadori. La verità è che vorrei mettere su una casa editrice. Un grande sogno per un ragazzo così giovane. Io dico che ci riesco. Ecco cosa sta però. Libri in formato più piccolo e quindi anche più economici. Era un grande uomo Arnoldo Mondadori. Voleva fare sempre la cosa più grande e più riuscita. Voglio parlare con mio amico Walt Disney. Voglio proporgli di farci pubblicare dei giornaletti con storie e disegnatori italiani. Dovrei aiutarti a far diventare la Mondadori la casa editrice di Topi e Paperi. Vuoi cacciare tuo figlio dalla direzione? Io sono un editore. Sì, ma sei anche un padre. E a volte i padri fanno dei sacrifici per i figli un po' difficili. Il compito dell'editore, attraverso la propria opera, le proprie fatiche, è quello di creare un mondo migliore. Era interessato che il libro arrivasse a tutti. E quindi anche con ogni mezzo possibile. La mia libreria preferita di quando ero bambino era la libreria Mondadori per voi. L'uomo ha bisogno di emozionarsi, di leggere e imparare e magari cambiare il proprio destino. No, per quelli come noi, un libro non è una necessità. Come è capitato a me? Se l'Italia della ricostruzione potrà contare su uomini come lei, andrà lontano. Sai che ho un regalo per te?